sono Vincenzo Latronico, faccio lo scrittore, mi occupo di scrivere d'arte. Mi chiamo Diego Tonus, vengo da Amsterdam. Nel mio lavoro sono interessato a come un'opera d'arte forma il pensiero di uno spettatore. Penso che un comune denominatore dei lavori di Diego sia un tentativo di esplorare o di mettere in crisi alcuni meccanismi con cui viene certificata la verità. Le mie opere nascono sempre da una reazione mia a un contesto nel quale mi relaziono. L'occasione del premio Furla 2013 per me è la presentazione di un progetto a cui sto lavorando da un anno. È una sorta di focus, una lente sul work in progress, il processo che sto facendo. Uno studio di alcuni oggetti che ho trovato ad Amsterdam, la cui storia non è molto chiara. Da un anno sto cercando, tramite testimonianze, di scoprire le loro storie, in un certo senso. L'occasione del premio per me è mostrare il momento della prima parte di una pubblicazione che sto pensando per questo progetto. Presento dei lavori che sono stati già realizzati, anche perché negli ultimi anni ho realizzato un'opera ogni anno e mezzo o due anni. Quindi le esperienze sono molto intense prima di arrivare alla realizzazione dell'opera stessa. In mostra ci saranno due video e una installazione di materiali. Nella prima sala troviamo L'ora del lupo, è un film sulla distruzione della mostra di Andring & Dragset, curata da loro appunto alla Biennale di Venezia nel 2009. Diego aveva partecipato attivamente come una sorta di infiltrato. È la rappresentazione di un'illusione che crolla. Per poter realizzare il film ho fatto il guardiasala all'interno del padiglione, osservando la relazione che c'era tra gli spettatori e le opere esposte. Un altro progetto che mostreremo, che è On the Trail of a Hidden Symbol, che è anche il titolo di un articolo di giornale che ho fatto pubblicare in quotidiano di Belgrado. Il lavoro in un certo senso documenta il backstage di quella che è stata l'esperienza con cui ho convinto il direttore della testata culturale di questo giornale a pubblicare l'articolo. Mi sono presentato come uno speleologo italiano con della documentazione relativa a un simbolo che avevo trovato nel parco Calais Magdan, in uno dei tunnel della città sotterranea. Questa non è propriamente una notizia falsa. Allora di che cosa si tratta? Ecco, ed è proprio su questa domanda, credo, che verte la ricerca di Diego. Non ho intenzione di manipolare l'osservatore, bensì di mostrare per attivare il suo sguardo. Questo si può vedere anche nell'ultimo film, Speculative Speeches, Workers of the World Relax. È un film in cui mi si vede mentre esercito la mia voce in uno studio di registrazione attraverso un metodo che divide la voce in quattro tipi di possibili voci. Il mio interesse era quello di utilizzare questo tipo di contenitore per svelare una speculazione. È uno script basato su registrazioni di telefonate realmente avvenute fra me e questa persona che non mi ha pagato e di cui ho scoperto delle relazioni pazzesche. Vero interesse di Diego, secondo me, è più con una curiosità quasi scientifica su certi meccanismi che ci portano ad accettare qualche cosa come vero. Tutto il sistema di garanzie, validazioni, consuetudini che ne determinano la connotazione, il modo in cui questo enunciato viene inteso.